Bene, se siete arrivati fino al terzo video, vuol dire due cose. Uno, non avete un cazzo da fare. Due, siete veramente dei nostri fan e per questo vi ringraziamo. Il nostro ringraziamento speciale sarà la classifica delle 5 auto più brutte di tutta la storia, che però allo stesso tempo arano l'asfalto. Al primo posto, il primo posto di bruttezza, c'è la Renault Safran Biturbo con ben 262 cavalli. Al secondo posto sembra il nome di un gelato, in realtà è un'auto anche molto brutta, e sto parlando della Cadillac Eldorado. V8 300 cavalli, motore da 4,6 litri, è veramente un cesso. Al terzo posto, solo gli svedesi, Volvo S80. 2016 cilindrata, 272 cavalli, brutta come la morte. Al quarto posto, la Jaguar Sovereign V8, 4000 di cilindrata, 280 cavalli. Se la vedi da davanti sembra una rana che è stata schiacciata da un tir. Al quinto ed ultimo posto, non è poi così brutta, però ha veramente un nome di merda. Si chiama Toyota Caldina. Tu mi vuoi... Cioè, che vuol dire Toyota Caldina? Cioè, è proprio un nome... Talmente brutto il nome. Una tazza del tè, no? Una tazza del tè. Una della Caldina. Motore 3S GT e 260 cavalli. E ci andiamo a prendere una caldina o un caffè? Senti, ma guarda, io mi fa la doccia, ma accendi la caldina? Viene prima l'uovo o la caldina? Ah, questa è bella, bravo. Oh, senti, puoi abbassare la condizione a fa caldina? Viene un'amica mia dalla Russia. Caldina. Puoi accendere un po', alzare un po' l'aria condizionata, sento un po' caldina. E tuo nonno tiene tutti quanti i vini in caldina? Ragazzi, questo è veramente l'effetto della quarantena. Sono, mi scuso in anticipo con tutti gli utenti di Officina del Pilota, anche con lo stesso Luca Spadano, perché questo contenuto è stata una mia idea, solo ed esclusivamente mia, quindi tutto il merito o il demerito, e sicuramente sarà il demerito per questo, mi prometto non succederà mai più, ma l'effetto della quarantena ci ha veramente stravolto la vita, io non ce la faccio più. Luca Spadano mi aveva promesso di fare un tour dentro la caldina, la Cayman S, sì, che non sì, mi ha fatto fare. Conte non vuole. Vergognati. Conte che non vuole. Vergognati. E noi, come al solito, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Se sei nuovo in questo canale, considera l'ipotesi di iscriverti. Se invece sei già dei nostri, è bello rivederti e soprattutto vederti ridere. Stai ridendo? Bravo. Degli è sta caldina? Degli è sta caldina? No, immagina la scena al ristorante. Scusate, c'è una caldina da spostare. Mi passi una birra caldina? Vuoi un po' d'acqua? La vuoi temperatura dell'ambiente o caldina? Questa penso sia la cosa più trash. Questi sono quelli che hai buttato mattia prima per terra? No. Alla salute, ragazzi. Che caldina. Ciao.